Amici, stiamo vedendo nelle immagini il volo delle mongolfiere partite da Europa e arrivate, o meglio, ne è arrivata una sola qui a Pollone sul prato dell'Anificio Piacenza, che ospita la nuova edizione di Pollone dal cielo. E con noi uno dei piloti dello staff delle mongolfiere, Igor Charbonnier. Allora, Igor, partiti da Europa all'alba, una cosa che ho capito è che le mongolfiere o vanno via al mattino presto o la sera tardi. Sì, nel periodo estivo si vola al mattino presto e la sera tardi, perché durante il giorno si alza il vento e quindi non ci sono le condizioni tecniche per volare, i venti non sono più lineari, quindi ne approfittiamo all'alba con decollo entro le 7 del mattino. Siete partiti alle 7 del mattino da Europa con l'intenzione di arrivare all'Anificio Piacenza, qua a Pollone. Anche qui, cioè, non è che la mongolfiera si può, non ha un volante. No, insomma, la mongolfiera non si può dirigere. Adesso questa è la sesta edizione e sono 5 anni che ci proviamo a partire. Questa mattina c'erano le condizioni buone, il vento in quota portava verso la pianura e quindi abbiamo deciso di partire, di sfruttare questa bellissima giornata. Una mongolfiera è arrivata a destinazione? Sì, mio fratello è riuscito ad atterrare nel campo di decollo, si è preso le coordinate col GPS e sembra una cosa un po' ovvia, ma se non si ha il volante, si è in balia dei venti, bisogna sfruttare tutte le correnti. Un'altra domanda, adesso voi oggi nella giornata farete fare dei voli, insomma, come dire, turistici per chi vuole, ma c'è una possibilità di ragionare su uno sfruttamento turistico di un volo in mongolfiera da Europa, Prato delle Oche, posto bellissimo, e Pollone? Sì, questo è un posto bellissimo per volare, il prato che c'è ad Europa è un volo molto esclusivo e va fatto con le condizioni ottimali, con del vento in quota che arriva da nord e va sulla pianura, perché altrimenti si rischia di finire in montagna. Qua da Pollone invece lo vedo volabile tutti i giorni. Va bene, grazie, allora buon lavoro per oggi, per la vostra attività. Per chi volesse avvicinarsi alla realtà delle mongolfiere, avete un sito, una pagina Facebook? Sì, mongolfiere.it è il nostro sito e facebook.com/mongolfiere è la nostra pagina Facebook. Grazie, complimenti ancora per l'impresa di oggi. Ciao. Nell'ambito del volo si parla anche sorprendentemente di filatelia e di francobolli. Siamo qui con Paolo Mosca, che ha curato insieme ad altri, che ci spiega a Giovanni Prella. Ok, a Giovanni Prella questo allestimento, c'è anche un annullo postale. E vediamo tutti i francobolli, cartoline, e si parla del volo nella filatelia. Sì, siamo partiti dall'idea che l'uomo voleva sollevarsi da terra e quindi dal mitico volo di Icaro con le ali di cera preparate dal padre Dedalo per sfuggire dal Minotauro, ok? E siamo partiti da quell'idea lì, dai disegni delle macchine volanti di Leonardo da Vinci, per arrivare ai fratelli mongolfier che hanno ideato le mongolfiere.
e per arrivare poi ai dirigibili e ai palloni stratosferici, quelli che studiano l'atmosfera, la ionosfera eccetera, e soprattutto qui in casa dei fratelli Piacenza, perché Guido Piacenza è stato uno dei pionieri italiani delle mongolfiere.